Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come Niloufar Haddati ha svelato che cosa è accaduto a casa sua, e nelle scorse ore ha mostrato com'è ridotta l'abitazione adesso. La bellissima conduttrice metà napoletana e metà iraniana ha raccontato della sua casa al popolo di Instagram che la segue sul noto social fotografico. Niloufar Haddati è rimasta senza parole nel vedere com'è stata ridotta la sua abitazione, ma scopriamo di che cosa si tratta. Niloufar Haddati, la casa della ex tronista di UE di Rasa al suolo. Niloufar Haddati è la bellissima conduttrice origine iraniana ma nata a Napoli, che è diventata un volto famoso per il pubblico dopo aver partecipato in qualità di corteggiatrice di Mattia Marciano a Uomini e Donne, diversi anni fa. Poi nella stagione 2017-2018 è tornata al dating show ma questa volta in qualità di tronista, e nella sua seconda opportunità al noto dating show di Maria De Filippi Niloufar ha scelto Giordano Mazzocchi. Con lui ha partecipato anche a Temptation Island VIP 2018. Adesso però i due non stanno più assieme ma intanto lei ha fatto tante esperienze in TV, e si è trasferita nel capoluogo medeghino per poter lavorare sempre di più specializzandosi nel campo televisivo. Così a partire dallo scorso anno Niloufar Haddati è stata chiamata a condurre il format Arte in Cucina, il programma che unisce l'arte della cucina con quella delle principali città dello stivale, in onda sul canale Gambero Rosso. Adesso per lei c'è una grande novità che bolle in pentola. Che cosa è successo all'abitazione della conduttrice? Niloufar Haddati nelle scorse ore ha mostrato, con una serie di Instagram stories, che la sua casa è stata letteralmente rasa al suolo. Ma come mai? Dalle immagini si nota che tutte le pareti e gli impianti dell'abitazione sono stati demoliti, e che ora al loro posto c'è solo un grosso e polveroso cumulo di macerie, in attesa di prendere forma secondo il nuovo piano di interior design messo a punto dall'esperto di architettura. L'appartamento infatti, è in fase di ristrutturazione, e a curare i lavori sarà l'architetto Alberto Vanini. La vecchia casa aveva i muri dipinti di un colore grigio intenso alternato al giallo canarino, con i soffitti bianchi. Ora tutti i fan della splendida conduttrice si chiedono come verrà trasformato l'ambiente, e soprattutto se i lavori sono dovuti anche a una svolta sentimentale della vita della ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.